Ciao a tutti. Prossimo lunedì 7 marzo sarò con la storica dell'arte curatrice Eva Comuzzi e l'artista Manuel Del Marco a parlare di creatività e anche a mostrare a discutere sulla nostra nuova performance Autosciamano presso la casa editrice Anima Edizioni, che ha pubblicato il mio libro Vangelo Pratico. Parleremo quindi innanzitutto di creatività e quanto è stata una scoperta fondamentale avere a che fare con uno strumento, la creatività, che ti permette di fare esperienze che vadano oltre i confini e le definizioni, così che da poter rileggere, e così lo propongo, gli antichi insegnamenti come il Vangelo, poiché la creatività è direttamente collegata a un essere in contatto con il proprio sé più profondo. Una persona creativa quindi è la persona che al di là che sia un artista o meno, che abbia fantasia o meno, ma è una persona caratterizzata dall'essere innanzitutto, principalmente, veramente se stesso. Quindi fare le cose attraverso la propria unicità e proporla così costantemente agli altri, in qualsiasi cosa, indipendentemente da quello che si fa. E anticipiamo un po' l'argomento puntualizzando qualche cosa in questo video. Per essere veramente creativi bisogna essere quindi delle persone dentro di sé serene ed equilibrate, poiché passa la creatività attraverso una libertà interiore e non grazie a una qualche tipo di libertà esteriore. Quindi una persona può avere dei conflitti dentro di sé anche se si è realizzata materialmente, ma non soddisfa le proprie necessità esteriori, proprio come uno che non gli manca niente, ha una casa, una macchina, un lavoro o la pensione, è infelice. Quindi un percorso di conoscenza di sé porta a confrontarsi con queste due sfere della vita, la parte interiore e la parte esteriore, il bisogno di realizzazione interiore e il bisogno di realizzazione esteriore. Se facciamo caso, ogni volta che si cerca di investire per il soddisfacimento di un tipo di bisogno, gli altri vengono meno. E quindi un cercare, e questo vale anche per una persona che vuole vivere creativamente, può sbilanciarsi e cercare di soddisfare i propri bisogni interiori, andando a svilire le possibilità di realizzazione esteriore. Quindi un lavoro su di sé che è inevitabile quando si vuole vivere veramente in modo creativo e quando come spiegato nel libro, lo spiego con l'espressione praticare il Vangelo, e deve sicuramente soddisfare entrambi questi bisogni, trovare il modo per soddisfarli, ma anche per trovare il giusto equilibrio, per non appunto vivere percependo uno squilibrio, uno sbilanciamento, che ci manca qualcosa. E le persone che vivono in maniera, diciamo, con questo squilibrio, sentono che vogliono qualcosa in più. Anche chi ha tutto, la persona che per la società viene considerata una persona di successo, quindi che può permettersi qualsiasi cosa, ad esempio finanziariamente, economicamente, può percepire che gli manca qualcosa, ad esempio di perdere quello che ha accumulato. La trasformazione, quindi, che nel libro chiamo Pratica del Vangelo e che porterà su questo argomento l'equilibrio,
è possibile attraverso la creatività. Infatti, come ho detto all'inizio, il Vangelo, io l'ho letto con mente creativa, non è un'analisi razionale, non è un libro di teologia. Quindi, quando si sente che manca qualcosa, o che si è in crisi, o ci si sente frustrati, non sono cose negative a questo punto, perché sono dei campanelli di allarme che ci fanno accorgere della necessità di levarci ad altro, di ricercare chi siamo veramente. Io non posso dirti come fare questa trasformazione, come essere creativo, perché è una cosa personale, ha a che fare con il conoscersi, quindi scoprire chi si è, scoprire la propria unicità, e nessuno può dirti come fare a vivere la tua unicità. È un viaggio che uno deve fare, tra virgolette, nella propria intimità. Altrimenti, se si cerca di seguire il percorso dettato da qualcun altro, si sta seguendo il percorso che andava bene per quell'altra persona. Infatti il maestro che dice come devi essere sta lavorando sulla parte più esteriore e non sulla parte interiore, che è quella che sorregge quella esteriore, che è estremamente più grande. Quindi, se facciamo l'esempio dell'arte, io posso dirti come si fa a dipingere, ma sei tu che devi trovare poi il tuo modo di dipingere, che essendo il tuo modo, soltanto tu dipingerai in quel modo, in tutto il mondo. Questo significa unicità. E questa è la vera creatività, dovuta quindi dall'unicità, non dalla bellezza in sé, di fare cose belle o vivere esperienze piacevoli. Quindi conoscere se stessi porta a conoscere la propria parte più profonda, che condiziona quella più superficiale, la quale, anche se è visibile agli altri, ripetiamo, è minore rispetto a quella interiore. E da cosa è composta la nostra parte interiore? Beh, fondamentalmente dalle nostre credenze, dalle opinioni che noi abbiamo, no? Le nostre credenze sono possibili grazie ai giudizi che formuliamo. Come ho già detto in altre occasioni, in altri video, non giudicare libera la creatività, proprio perché il giudicare permette di creare discriminazioni, fare preferenze, e quindi permette di costruire degli schemi, e se ci si sente all'interno degli schemi, si fa a essere creativi? Come si fa a trovare la giusta libertà? Come si può essere se stessi soltanto se il proprio sé viene adattato a questo schema? Gli schemi sono infatti delle idee precise su come deve essere la vita, su come devono essere i propri bisogni. E come fanno di solito le persone in questi casi, quando vogliono cercare di capire, invece di agire nella parte profonda di sé, intervengono sulla parte superficiale di sé, quella che appunto è più immediatamente percepibile. Quindi, in questo caso, se facciamo un esempio, no? Una persona che è convinta, giudica di avere un problema, ad esempio che è una persona che è troppo timida, quello che potrebbe fare è intervenire su questa timidezza, intervenendo sulla parte più esteriore, potrebbe anche fare di tutto, ad esempio, non so, fare dei corsi per aumentare la propria sicurezza. E fare delle terapie che sono per eliminarla, quindi sforzandosi di fare l'opposto della timidezza.
Ma sarebbero soluzioni efficaci? Però forse sì, ma in un primo tempo, ma non potranno durare nel tempo, non potranno essere profondamente trasformative, perché l'origine di quel comportamento sul quale si vorrebbe intervenire rimane ignorato. E non è bello quando si riscontra di nuovo quello che si considerava superato. Infatti, quando poi ricapitano, viene meno questa trasformazione fatta attraverso degli interventi sulla parte esteriore, si ritorna a ripresentarsi quello che noi giudichiamo un problema, allora sembra ancora più grande, più allarmante, proprio perché lo pensavamo risolto. E quando ci ricapita, ci sentiamo più vinti. Ad esempio, io pensavo di essere una persona creativa, addirittura vivevo sempre senza farmi programmi, quindi il perfetto opposto di prevedibilità. Ma invece ero una persona che aveva paura. E il mio vivere senza programmi era un modo per poter affrontare quella paura. Ecco come qualcosa che giudichiamo e che giudichiamo negativamente diventano poi, si radicano, diventano addirittura dei bisogni. Avevo bisogno di comportarmi in quel modo per poter evitare il problema. E in questo modo mi precludevo da solo la creatività, seppure pensavo che quello era un modo per poter diventare creativi. E così facevo vivere questa cosa anche alle altre che mi stavano accanto. I propri condizionamenti ci frenano anche in questo momento. Conoscere permette di liberare la propria creatività, la quale permette sì di avere idee nuove nelle cose che facciamo, ma così fare le cose in modo felice, indipendentemente da quello che facciamo. Creativo lo è chi è libero dagli schemi, dai propri condizionamenti, anche chi allora fa semplicemente un lavoro umile, una casalinga, un pensionato, non ha nulla a che fare con l'essere strettamente degli artisti. Un creativo è una persona in questo modo che ha una visione profonda e chiara di sé, della propria identità. E di conseguenza anche della realtà. È normale, visto che di questi tempi si ha l'abitudine di percepirsi immersi nel caos. Liberarsi dai condizionamenti è possibile, tutti possiamo diventare creativi. Ed è possibile diventando coscienti di questi condizionamenti, di questi movimenti che influenzano senza che ce ne rendiamo conto, facendoci fare delle cose che non vorremmo o senza averne consapevolezza. Insomma, non è uno sforzo, non è una fatica, perché accorgersi e intervenire sui propri condizionamenti, perché è sufficiente diventarne consapevoli. Tutti ci possiamo riuscire. L'espressione conosci te stesso vuol dire proprio che tu devi fare la conoscenza con te stesso. E finché ci affidiamo invece al giudizio che è qualcosa di precostituito, allora non stiamo andando a cercare noi stessi. Di queste cose parleremo più approfonditamente a quell'incontro, che sarà un incontro online e quindi sarà fruibile in qualsiasi momento. Allora, se uno fa un lavoro su di sé, porta attenzione all'esterno. E se io sono una persona che si ritrova sempre sola, no? Mi viene in mente, dico così, per l'esempio della persona che giudica che il proprio problema potrebbe essere, ad esempio, la timidezza, potrei individuare come responsabile del problema l'esteriore e quindi che sono gli altri che mi tagliano fuori, è il mio datore di lavoro che non mi valorizza, è il mio partner, la mia partner che non mi
che non mi ama. E se fate caso, sì, è una cosa che ovviamente tutti abbiamo sperimentato quando c'è un problema, la colpa, se ci fate caso, è sempre all'esterno ed è sempre dagli altri. Infatti, se lo notate, sono opinioni, gli esempi che ho fatto, legati a che cosa gli altri penserebbero di me. E questa è la più grande privazione di libertà, che anche se crediamo sia dovuta agli altri, proviene da noi. Gli altri non starebbero facendo niente. Ce ne infliggiamo da soli. Capiamo la potenza dei condizionamenti senza che ce ne rendiamo conto. Siamo noi che creiamo la nostra realtà, come detto nell'ultimo libro. E così la facciamo vivere anche a chi ci sta accanto, ricordiamolo. E così, stando in guardia con gli altri, perché si teme quel che gli altri possono giudicare, farò costantemente attenzione a come mi comporto. E se ho di questi timori, posso essere creativo? In questo modo si possono avere idee nuove? Oppure vivrò facendo sempre le solite cose, le cose che mi vengono meglio, proprio per evitare di differenziarmi e rischiare di venire giudicato. In questo modo sto ripetendo sempre uno stesso schema. Non vi pare che vivrei facendo così come se fossi un automa? Quando io ero giovane, ero più giovane, ero fuori dagli schemi, no? Vivevo stando lontano dai programmi, da cose prefissate, neppure facevo prenotazioni quando viaggiavo, mi ricordo. Ma quello non era un vero rischio, era proprio la cautela come descritta poco fa, cioè l'evitare vivere senza programmi, era un evitare di poter essere giudicabile o anche solo comprensibile per gli altri. Quindi non era vera libertà, era furbizia, no? Che nascondeva una paura. La paura non è solo un essere terrorizzati da qualcosa, no? Lo è anche nell'opposto, lo è nel vivere facendosi piatti per evitare rischi. Un'azione importante allora è vedere le proprie paure. E vederle non significa che spariscono, ma viverle. Conviverci. Anzi, quando si vivono, si va oltre, si prendono rischi, mentre quando si evitano, si vive cercando il comodo. Vivrai senza paura, ma senza coraggio anche. Le persone coraggiose sono quelle che non hanno paura o sono quelle che hanno paura? Qui siamo a Gorizia, no? E quando penso a queste cose penso ai fratelli Rusia, che erano due giovani di Gorizia, circa poco più di 100 anni fa, e sono stati tra i primi a costruire aeroplani quando non esisteva neppure ancora l'aeronautica. C'era una manciata di persone al mondo che costruivano aeroplani, e loro costruivano aeroplani letteralmente con le canne e con i teli e volavano. Facevano tentativi di voli. Ma secondo voi lo facevano perché non avevano paura? Oppure avevano paura? Sicuramente avevano paura, timore del rischio che prendevano. Ma lo vivevano. Stiamo parlando di questo. Si può dire non provo paura. Ed è vero, non è la paura che mi fa stare fermo, immobile, alle solite cose, no?
è il non viverla la paura, che è quella che mi fa stare al comodo, avere un lavoro per avere uno stipendio, punto. E così via. Avere paura e non provarla, ripeto. Invece avere paura e provarla fa fare cose nuove. I fratelli Rusian hanno fatto delle cose per la prima volta a livello di genere umano. Ovviamente sono un esempio estremo, i fratelli Rusian, ma per farci capire che avevano paura, ma l'accettavano. Non aver paura di vivere la paura. E se ce l'hanno fatta loro, con, ripeto, aerei costruiti con della tela, letteralmente, come possiamo avercela noi nel cercare di affrontare i nostri condizionamenti, i nostri schemi? Perché di solito le persone si rivolgono al desiderio, al bisogno di migliorarsi, di crescita, proprio perché considerano certe cose che hanno vissuto, ad esempio dei traumi personali, come qualcosa di invalicabile. Non avere paura delle proprie paure ci fa scoprire il nuovo. Come fai a risolvere qualche cosa? L'ho detto prima, ad esempio, dei traumi che vengono giudicati come qualcosa che blocca. Se non cerchi innanzitutto il nuovo, non è con quello che conosci, cioè con il trauma, che puoi superare il trauma, ma cercando il nuovo che farà totalmente cambiare l'aspetto, la forma a quello che fino a un momento prima consideravi un problema, una crisi, un limite, un trauma, perché diventa qualcos'altro. Questo è essere creativi, questo è creare nuove cose. Capite che perché guardiamo al Vangelo, a un personaggio come Cristo? Immaginate se avesse avuto paura di rischiare. Se vedi queste cose, se le capisci, già sarà sufficiente perché qualcosa dentro di te si smuoverà. Darà inizio a qualcosa. Basta affidarsi al proprio coraggio, perché siamo pieni di paura, è vero, ma se c'è tanta paura vuol dire che c'è anche tanto coraggio, non può esserci una senza l'altro. Perché bisogna affidarsi alle paure. Allora, col tempo, sono convinto, addirittura si troverà che è più vantaggioso vivere le paure che evitarle. Perché se si evitano, si cerca l'immobilità e ormai non possiamo più permetterci di vivere nella immobilità. E non se, non, queste cose non avverranno per qualcosa di particolare che si fa, ma per come si è. Nel mio esempio, che ho così accennato prima, ho smesso di sentirmi giudicato dagli altri e soffrirne quando io ho iniziato ad accettarmi, ho smesso quindi di giudicarmi. Era conseguenziale la cosa, era connessa. Quindi ho cambiato quello che io sono, non quello che avevo a disposizione. Come potevo aspettarmi accettazione se io il primo a non accettarmi? Per condurre la propria vita, quindi, creandola in prima persona e non come conseguenza a quello che gli altri fanno o potrebbero giudicarmi. Uno deve avere compassione di sé. È un argomento talmente tanto rivoluzionare queste cose della compassione, dell'amore verso di sé, che quasi non lo tratto nei video, lo lascio a chi vuole affrontare l'argomento nel capitolo apposito del mio libro.
E quello che volevo dire però, questo amarsi, ne ho parlato di coraggio, di non abbassarsi, di vivere, convivere le paure e di amarsi. Cioè, vi rendete conto che stiamo parlando del Vangelo? E se non ve ne rendete conto, consideratelo, consideratevi liberi di sospettare che siamo stati, che siete stati introdotti in modo superficiale a quello che può contenere il Vangelo a livello proprio di insegnamento. E il termine creatività, fin qui usato, si può confondere con spiritualità. Facendo la propria conoscenza, una persona potrà conoscere anche ciò che sta al di fuori di sé, la realtà. Facciamo attenzione che non è un lavoro difficile, non è in realtà una fatica, ma ha a che fare con il contrario, un alleggerirsi. Nel Vangelo si usa l'espressione essere poveri in spirito, e se lo spirito diventa leggero, si innalza e recepisce, intercetta le intuizioni più alte, creative, vola. Pertanto la vera leggerezza non è è quella di far finta di niente, no? I fratelli Frusia non è che giravano le spalle alla paura, ignoravano il rischio, no? Se fosse stato così, i loro genitori e l'imprenditore dopo non avrebbero investito tutto il loro patrimonio su di loro, su quello che facevano, ma avrebbero chiamato la Neuro o il circo, capite? Abbiamo preso spunto dal Vangelo perché la sapienza del passato può mostrare come stanno le cose, che la drammaticità dovuta alle proprie paure è un fraintendimento, un condizionamento appunto, e quando lo si vede in questo modo svanirebbe, perché non esisterebbe più quella funzione. Ed è qualcosa di importante in momenti come quello che viviamo oggi, dove sembra non sia possibile scorgere una soluzione. E perché ci si ritrova a non essere più occupati o preoccupati delle proprie paure, che ci si ritroverà innanzitutto a offrire. Offrire agli altri quello che si sa fare, cioè idee nuove, quello che si è, la propria unicità, che ripeto, è collegata il conoscere se stessi a essere se stessi, quindi la propria unicità. Come già detto in passato, il problema non è che manca la conoscenza dell'universo, le credenze, anzi, ci stiamo concentrando anche troppo sulla conoscenza e sulle credenze. E non sulla cosa, secondo me, più importante, cioè l'unicità, questo fuoco che abbiamo dentro. È così, infatti, che un grande artista del passato realizzava le sue opere d'arte indipendentemente da quello che succedeva, anche se non ci guadagnava nulla. O un Rusia continuava a costruire aerei quando non c'era praticamente nessuno al mondo che li costruiva, fino a dilapidare i propri risparmi, o essere etichettato come un pazzo. Trovare la vera creatività è possibile. E quando l'abbiamo trovata, lasciare che scateni tutto il resto. Vi aspetto per un discorso più ampio, più sereno, meno frettoloso. Lunedì 7 marzo saremo online e nella descrizione lascerò il link. Grazie a tutti, vi rimando al mio sito vangelopratico.com per tutte le novità, gli eventi prossimi, e manteniamoci in contatto. Ciao!